Salve ragazzi, oggi parliamo di basket, palla canestro. Allora, un gioco molto semplice e divertente, due squadre da 5 elementi ciascuna si affrontano in un campo rettangolare di 28 metri di lunghezza per 15 di larghezza. E, ci sono due canestri all'estremità del campo posizionati a 3 metri e 0,5 dal suolo. Lo scopo del gioco è quello di fare canestro dentro il cesto della squadra avversaria. E, i punti si calcolano, possono valere 1, 2 oppure 3, a seconda del tipo di punto che viene segnato. Se il punto viene segnato su azione dentro l'area, il canestro vale 2. Se viene fatto con un tiro da fuori area, il canestro vale 3, altrimenti su tiro libero il canestro vale 1 punto. E possono esserci anche giochi da 3 o da 4 punti, ad esempio se tiro a canestro da dentro l'area, subisco un fallo, il canestro è valido e in più se ho il diritto ad un tiro libero. Se sbaglio invece avrò a disposizione due tiri liberi. Fuori dall'area, se faccio canestro, il canestro è valido più un tiro libero a disposizione, quindi c'è un potenziale gioco da 4 punti, altrimenti avrò a disposizione tre tiri liberi. E la partita dura 4 tempi da 10 minuti in Europa e 4 tempi da 12 minuti nell'NBA e vince la squadra che segna più punti. I fondamentali tecnici base sono 3: il palleggio, fondamentale con il quale possiamo spostarci padroneggiando il pallone, il passaggio e il tiro a canestro, quello principale. Wow! Bene, passiamo un po' alla storia di questo sport. Questo sport nasce nel 1891 in Massachusetts, a Springfield, in un college della YMCA. Al professor James Naismith era stato ordinato di creare un gioco per tenere in allenamento i ragazzi della squadra di football americano durante il periodo invernale. E così Naismith ideò questo gioco posizionando all'interno della palestra del college due cesti di vimini alle estremità. La prima partita di basket terminò col punteggio di soltanto 1-0, quindi la partita forse con il punteggio più basso della storia. Lo sport, essendo molto divertente, conquistò subito, diciamo, la popolazione americana e non solo, si diffuse in tutto il mondo, in Europa, soprattutto nell'Unione Sovietica. Oggi è uno sport popolarissimo, in America è lo sport più praticato in assoluto e la Lega Americana, la NBA, è, diciamo, la lega più famosa riguardo a questo sport. E lì giocano i più grandi giocatori del mondo. E in pratica ci sono degli sportivi, dei giocatori di basket che hanno fatto la storia di questo sport e non solo. Uno di questi è Michael Jordan, forse il più famoso in assoluto. E poi troviamo Kobe Bryant, che purtroppo è scomparso quest'anno. E altri giocatori che hanno lasciato il segno, ad esempio, sono Shaquille O'Neal, e Kareem Abdul-Jabbar, e Magic Johnson, e Kevin Durant e oggi uno dei più popolari, il più popolare in assoluto, diciamo, è LeBron James. E bene, adesso possiamo cominciare a giocare a basket. Via!